Salve a tutti amici di Professione LED, quest'oggi parliamo di curvare le strisce LED. Allora, abbiamo già trattato questo argomento in due occasioni. In un'occasione, uno dei miei video più visti parla proprio di come fare, diciamo, un angolo con una striscia LED con la striscia curvabile. In un altro caso vi ho fatto vedere come invece fare un angolo con le strisce LED solo con la saldatura. Magari in descrizione vi metto i link a questi due video, così ve li potete vedere se non li avete mai visti. Ma però continua ad essere molto discusso questo argomento perché la domanda fondamentalmente che mi viene fatta è: ma se io ho una striscia LED, come la posso curvare? Allora, andiamo immediatamente al dunque senza fare tanti giri di parole. Se io ho una striscia LED, in questo caso è una 220 volt di ultima generazione con il LED della Philips, anche di questa vi metto il link in descrizione se la volete vedere. Questa striscia qui, come tutte le strisce LED, anche se questa è in un estruso siliconico, ma anche quelle IP20 da interno senza copertura, se io le poggio con il LED che guarda dal basso verso l'alto, io non riuscirò a fare delle curve. O meglio, vedete, posso fare una curva, però mi troverò in questa situazione. Quindi diciamo che se dobbiamo posizionare la striscia LED a terra che guarda verso l'alto o dal soffitto che guarda verso il basso e dobbiamo fare delle curve, come vedete, non dico che è impossibile, ma questo è il risultato che noi avremo. Quindi non è un lavoro ben fatto. Poi per carità, magari avere questa curva così non ci disturba, alla striscia non accade nulla perché questo pezzettino qui, anche se non tocca sul profilo in alluminio, ma tutto il resto sì, la dissipazione comunque ci sarà, potremmo realizzare questo tipo di angolo. Se invece noi abbiamo la striscia posizionata sulla parete che guarda verso il centro della stanza, oppure immaginiamo, guardate questo quadrato qui. Possiamo avere o la striscia che guarda, vedete? In questo caso qui guarda, ha visto a volte ci sono questi cartongessi, no? Che guarda, questa è la parete. Allora, se io ho la striscia che guarda da qua verso la parete, oppure dalle pareti verso l'interno, vedete, io posso fare tutte le curve che voglio senza nessun tipo di problema. Vedete? Non ho nessuna problematica. Quindi in questo caso, o in questo caso, posso realizzare tutte le curve che voglio. Dove avrò la difficoltà? Se ce l'ho in piano o attaccata verso il soffitto, perché abbiamo detto se la metto in piano o verso il soffitto, la striscia farà questo tipo di curva, che non è proprio l'ottimale. Invece se ce l'ho messa in questa posizione qui, vedete, posso realizzare tutte le curve che voglio. Vedete? Ho potuto realizzare io, in questo caso, il perimetro senza grosse difficoltà. Spero di aver chiarito questo punto che, benché possa sembrare una discussione semplice e magari banale per moltissimi, io vi posso assicurare che tutti i giorni rispondo a qualcuno che mi fa questa domanda. Quindi ho voluto realizzare il video perché vedendo proprio fisicamente questa attività, è veramente molto più esplicativa che magari dirla a voce al telefono oppure scrivendolo su un messaggio. In descrizione, come vi dicevo, vi lascio il link di questa nuova striscia con il LED della Philips in 220, divisibile ogni 10 cm, il link agli altri due video dove parlo come fare le curve in altra maniera. Spero abbiate apprezzato anche questo argomento tecnico. Lasciate sempre dei commenti in maniera, costruttiva se possibile, un like e se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale. A presto.